Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iaforex.com. Questo video è molto operativo. In realtà ho preso un estratto della trading room che facciamo con gli utenti Platinum ogni mattina dalle 9 alle 10 ed è la trading room dello scorso martedì di questa settimana, dove siccome è avvenuto un movimento di portafoglio sull'operatività che facciamo e quindi sono andato un po' sull'operativo spiegando alcune determinate azioni che ho fatto, mi piaceva condividere con voi appunto la parte iniziale anche per mostrarvi che il trading non è solamente teoria e poi pratica seguendo uno schema fisso, ma è cercare di capire e di gestire le cose in base a quello che i mercati ci dicono. Quindi vi lascio ovviamente a guardare questo estratto di Trading Room, non troppo lungo, ma sicuramente molto formativo. E se vi piacerà il video, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio al video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! E vado direttamente sull'euro-dollaro, eccolo qui, euro-dollaro che va a, praticamente va a colpire questa notte, credo stanotte, insomma stamattina ho visto che ero messo così, va a colpire proprio tra l'altro il livello nostro di domanda 18,35, non so che minimo abbia fatto, ma credo che siano lì. E io avevo messo, vi ricordate, il target a 18,40. Quindi sono stato eseguito a 18,40 e ho chiuso l'operazione. Questa mattina, come avete visto, ho deciso di fare un swipe up di portafoglio con un totale che poi ho inserito qui nel mio diario di trading, che praticamente riprende le posizioni in atto che avevo quindi dal DAX dell'altro giorno, vi ricordate? Che ho praticamente chiuso con praticamente un break-even, diciamo, e le posizioni in atto. Ho inserito già questa mattina gli interessi overnight, che in realtà non sono neanche stati così pesanti. Credo che sul dollaro e sull'euro, soprattutto, si paghi un po' meno interessi overnight nell'ultimo periodo rispetto a quello che si pagava tipo tra settembre e dicembre. Non so se vi ricordate. Che era un po' più pesante, mi ricordo anche se arrivava almeno con il tipo di lotto, un mini lotto e mezzo, si arrivava un po' più in alto di adesso. Invece, al momento devo dire che è anche più basso di sterlina. Al momento sul dollaro, l'overnight di euro, probabilmente si è un po' allentata la pesantezza sulla differenziale dei tassi, quindi la pesantezza che poi si paga a livello overnight. Perché io sono entrato con un mini lotto, quindi. Cioè ci sta, insomma, invece bene, bene così, meglio, insomma, più che bene, meglio, quindi non c'è stato, siamo stati dentro qualche giorno, ma io dico proprio nella singola giornata non era pesante. Comunque, detto questo, ovviamente qui vedete un errore realizzato, ma perché questo me lo prende sul rischio, che in realtà è il massimo investimento, che non ha molto senso qui, però noi capiamoci tanto per capire poi l'operazione che si era fatto più che altro sempre in ottica di guardare quello che si è fatto. Io vi dico questo per quanto riguarda il diario di trading, segnatevele le cose che fate perché poi può diventare un buon maestro negli anni che verranno, quindi il prossimo anno andate a vedere, ve lo ripeto, lo dico anche per i nuovi, quello che avete fatto l'anno prima, andate a capire, insomma, è molto molto importante. Almeno io ho visto che negli anni mi è servito molto questa analisi che ho sempre fatto. Quindi questo vi serve più che altro per questo. Poi, una volta che ho chiuso tutto, non tanto perché non penso che perché penso che l'euro-dollaro possa avere un rimbalzo vero, o che la sterlina, o il dollaro Canada, o gli australiano, parliamo proprio di dollari americani, possa avere un rimbalzo vero, ma sempre nell'ottica mia di portafoglio e di trading, con l'arrivo dell'euro-dollaro lì e con la sterlina, e quindi il take profit qui con la sterlina, che può avere un ritorno, oltre che sul 100% del breakout, anche magari un po' più in alto, e quindi ritornare a break-even praticamente. Andare a break-even sarebbe stato, a mio avviso, non avrebbe avuto molto, molto senso. E quindi, se dovesse anche stanotte, stasera, chiudere magari con una inside fake out, pin bar, perché queste sono tutte inside, questa potrebbe essere una conferma per allora rientrare sul mio trade,
magari a livelli anche leggermente più bassi, o se invece magari domani fa questo e lo fa domani questa cosa, rientrerai quasi a livelli di entrata, io ero entrato più o meno su questo livello, e avrei una conferma in più del movimento che va a fare. Quindi ho fatto questa decisione, l'ho fatta anche perché l'ho fatta qui, e quindi in concomitanza, non ho lasciato ovviamente la posizione, vedete, in leggera, praticamente erano circa, si equiparavano le due posizioni, ho detto anche qui preferisco vedere un'ulteriore conferma che può anche non arrivare nell'ottica di un altro segnale, ma per esempio un ritorno al di sopra, per esempio in forza di 1,2710, 1,2720, o magari una nuova falsa rottura di questo, un ritorno, quindi sia questa che il dollaro sterlina, visto che ci può essere un mini rimbalzo leggero dei prezzi, ho detto bene, intanto le chiudo a break-even, rientro anche su entrambe o su una sola nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, nel caso in cui ci siano delle conferme, e intanto porto in cassa questi 4-5 giorni di trading di tutto il portafoglio che avevo già dal DAX in realtà, ma quella è durata una giornata, insomma, la sterlina, euro e la Canada, e vado a intanto a incassare il risultato di questi primi giorni del mese, e poi se ho delle conferme, quindi rimango con la stessa view, ok? Non sto cambiando view, non ho, rimango con la stessa view con magari un paio di giorni di ulteriore movimento che mi possono dare delle conferme in più. Quindi questa è stata un po' la mia vision, ovviamente sempre in ottica no, di un trading che quest'anno, come vi dico, voglio che sia al massimo ragionato e pianificato, e quindi questa mattina insomma, ho fatto questa riflessione, eccetera, no? Quindi molto bene, adesso aspettiamo insomma di vedere se, e andando sull'euro, anche sull'euro vale la stessa cosa, cioè l'euro è arrivato su un livello importante, sì, un livello comunque che prima aveva portato sui prezzi. Però non è detto che se nel prossimo futuro dovesse esserci uno swing e darci un ulteriore segnale short, siamo ancora nell'ottica di cercare un ulteriore short, no? E stessa cosa vale per la sterlina, ma anche per il dollaro australiano, che adesso vediamo un po' meglio, anche per il canadese che tengo in lista in questo momento, e il dollaro yen, che vabbè, quello era. Quindi, come vi posso dire, sempre riflessioni che avvengono in totale armonia con quello che mi dicono i prezzi e quello che penso potrebbe avvenire in base a quello che sta avvenendo fuori dai prezzi. Avete capito? Quindi ho fatto questo swipe up, diciamo, del portafoglio. Dopo andiamo a vedere anche il titolo General Motors. Alessandro mi chiede qual è il trade DAX che hai chiuso. È quello della settimana scorsa, Alessandro, che ho praticamente chiuso il giorno dopo, ti ricordi? Tra l'altro adesso ne discuteremo anche del DAX che ha fatto proprio il breakout e vi dicevo che ci poteva essere un aumento di volatilità e quando no, le dinamiche sono come è stato, no? Quindi avevamo visto bene anche qui, tra l'altro, ecco, un'altra cosa che in effetti è stata molto interessante è quella che nel momento in cui si è visto, vedete anche il potere di avere la stessa watchlist e capire come si comportano i mercati tra di loro. In questo caso, quando ho notato che lo Standard & Poor's aveva avuto quel grande movimento di sell-off, perché in realtà è stato così, il mercato americano il giorno, guardate, ha avuto 2 giorni soprattutto, perché questo ce l'ha avuto tra virgolette anche il DAX, non così pesante l'ha avuto anche il DAX, ma questo martedì, mercoledì e giovedì per un S&P 500 in trend rialzista che abbia un grande sell-off, così tra l'altro è arrivato perfettamente 3750 con un DAX che quel martedì, mercoledì e giovedì ha fatto così, martedì, mercoledì e giovedì così, praticamente sembrava proprio il classico 1, 2, 3, no? Che porta poi a un movimento. E ti ricordi, Alessandro, quindi ho deciso che non aveva senso rimanere a tendere quando avevo visto che poteva cadere. Poi scendeva ancora, va bene, non cambiava, però quando vedo delle cose per cui in effetti la situazione può cambiare, io ho ancora assolutamente tutto il tempo per poterlo fare, per gestire la situazione al meglio. Facciamolo, insomma. Ok, poi scende ancora, magari ci dà le ulteriori conferme, un po' com'è.
come ho fatto altre volte, insomma, e come potrei aver fatto anche adesso sulla sterlina, per esempio, che magari può ritornare anche sul prezzo di carico, la posso rivendere allo stesso prezzo, intanto ho incassato quel movimento che adesso al momento non me ne dà più, no? E quindi poi se continua, meglio, mi darà delle conferme, magari entro a un prezzo un po' peggiore, ma su delle nuove conferme. Quindi in questo caso specifico, anche qui è stata una scelta comunque buona, a mio avviso, anzi assolutamente buona, perché qui ovviamente c'era lo stop loss, se vi ricordate, e quindi poi tra l'altro si è chiusa anche la settimana di conferma, quindi non più conferma magari di un ritorno sui minimi, ma una conferma che invece facesse un movimento di 1, 2, 3, quindi molto bello. Adesso si potrebbe attendere magari tra oggi e domani, dopodomani, uno swing per cercare di acquistare in linea con il nostro classico metodo questo mercato, assolutamente interessante, no? Quindi così rispondo anche a Enrico che chiedeva degli indici. Questo breakout adesso ovviamente con grande volatilità può portare a un ritracciamentino, e quindi il ritracciamento poi lì lo vediamo, lo seguiamo, aspettiamo un daily favorevole, ma poi si può andare a riprendere. Quindi questa era la posizione che dove praticamente ho incassato quegli 8 euro, quindi un break even in realtà, ma anche fosse stato meno 8 euro, chi se ne frega, insomma, non era questo, eccola qua, che però poteva essere proprio uno stop loss. Qui ovviamente avevo rischiato un 1%, perché era un classico stop, quello lì non era magari una situazione dove si poteva gestire, no? E quindi, e anche questo fa parte poi nell'ottica operativa di quel rapporto di cui si parla spesso di rischio rendimento nel totale, no? Delle posizioni, quando perdi quanto perdi, quando guadagni quanto guadagni, no? E quindi vediamo, pesiamo quali sono appunto i costi e i ricavi, e da lì capite che il risk reward va calcolato più su quello che sulla singola, diciamo, operazione. Quindi in questo caso ecco qui che ho gestito questo in questo modo, e adesso staremo a vedere. Sicuramente anche qui sono positivo, addirittura adesso con la rottura di questo, a meno che questa settimana dovesse succedere che viene giù come una slavina, fa praticamente una barra tipo pin bar, no? Molto molto con un grande spike, un grande movimento con chiusura sotto, a quel punto no, cambia la situazione. Però al momento, ecco perché aspettiamo una conferma, se per esempio ieri fossimo entrati, no? su un long di breakout per questo movimento 1, 2, 3 con ovviamente la FTV Power precedente che ci poteva stare, molto probabilmente ieri sera, massimo stamattina, si incassava quello che vi dicevo, no? Si incassava intanto questo movimento e poi si vede che cosa succede per poi magari conferma long setup o nel caso in cui invece il mercato dovesse scendere di più andare a ovviamente in altro modo, ok? Quindi al momento siamo long, ovviamente, tutto è long, ha rotto i massimi, li ha rotti bene, con grande volatilità, sembra tutto predisposto, però dobbiamo comunque essere sempre vigili e attenti a vedere quello che avviene ogni giorno, e se conferma questa situazione di long, ben venga, potrebbe essere anche analizzabile per un ulteriore trade, per un possibile trade. Nel caso in cui invece cambia la view, aspettiamo fine settimana, vediamo un attimo come chiude, solite cose, no? Quindi sempre cercando di rimanere aderenti a quello che il prezzo ci sta dicendo e cosa ci sta dicendo in base anche a cosa potrebbe dirci nei prossimi giorni. Quindi se vediamo che c'è una situazione particolare che aspettiamo e vediamo, no? Cioè, oppure come ho fatto io sul DAX, quando ho visto una certa cosa anche in correlazione con l'S&P, ho preferito dire va bene, intanto esco qui, e poi magari vedo se avesse fatto ulteriormente così, poi magari mi faceva magari un segnale short qui e io magari mi facevo uno short ulteriore. Non è stato così, e è stato un bene, avete capito? Quindi ecco, agire quando il mercato ci dice di agire è sicuramente importante.